Parliamo degli scavi di Piazza Andrea Costa. A settembre dovrebbe essere già terminato lo scavo del secondo lotto e poi si procederebbe verso il terzo lotto, ma forse si sta procedendo un po' troppo in fretta. Gli scavi sono molto superficiali e si perde un'occasione per sondare quello che veramente esiste nel cuore della città romana di 2000 anni fa, dove potrebbero trovarsi edifici pubblici di particolare interesse. Siamo a due passi dal foro. Qual è l'appello che viene lanciato all'amministrazione comunale? Come diceva lei, siamo in una zona strategica del centro antico di Fano, non solo del centro storico, e quindi l'appello che si fa questa mattina, ed è un appello, un consiglio, oppure se tutto è a posto ne saremo lieti, perché anche per noi è importante chiudere presto questi lavori che creano ovviamente anche dei disagi per i commercianti, ma l'occasione non deve essere perduta. Qualora ci fosse la possibilità di scoprire quell'assetto misterioso di questa zona, che solo il georadar ha fornito qualche piccola informazione di archeologia preventiva, perché abbiamo voluto fare di questa città una città dell'archeologia, la città di Vitruvio di Augusto, che si trasforma anche questa capitale materiale che troviamo in turismo, in attività di ricchezza per la città di Fano, non solo da un punto di vista culturale, ma anche con un riverbero molto importante, specie in tempi purtroppo dove l'ambiente non ci dà sempre molta soddisfazione, mi riferisco alle mucillagini, per cui avere anche un contraltare forte da questo punto di vista significa consolidare le aspettative anche dei nostri esercenti. Perché Piazza Andrea Costa dal punto di vista archeologico è così importante? È così importante perché è un'area in gran parte libera al centro della città, al centro della città di Augusto e di Vitruvio. Non si può non effettuare un'esplorazione completa fino ai livelli romani di quello che c'è prima di terminare i lavori e di eventualmente richiudere il cantiere. Ecco, i reperti che sono venuti alla luce fino al giorno d'oggi, sono reperti significativi? Reperti mobili emersi, alcuni sono anche carini, sono anche interessanti, per esempio ricordo una gemma, delle monete, cruste marmoree, eccetera. Come resti di costruzioni, alcuni sono stati giustamente ricoperti, come per esempio il mosaico, il grande mosaico a tessere bianche visibile qua e là nel precedente settore. Altri sono comunque importanti per la ricostruzione della topografia romana della città. E questa dunque è un'occasione unica per dare un assetto definitivo anche a quella che è la carta archeologica dell'antica Fanum Fortuna. Certo, è un'occasione unica e irripetibile se la copertura sarà quella che è prevista. Diciamo che per i prossimi 500-1000 anni non potremo più riandare a vedere che cosa c'è sotto la città romana di Fano, quindi bisogna assolutamente farlo. Gli occhi non solo dei cittadini, ma anche di quanti sono interessati all'archeologia romana dell'Italia antica in tutto il mondo, sono su di noi. Li dobbiamo vedere intorno a noi, aperti, ben aperti.